Grazie Presidente. Ormai oggi abbiamo assistito al blocco di un po' tutti i rinvii. Scusi, onorevole Barbanti, pregherei nel settore in alto, gentilmente, grazie. Siamo ad ascoltare onorevole Barbanti anche noi, grazie. Dicevo, abbiamo assistito al blocco un po' di tutti i rinvii, pesando ancora di più sulle categorie, come hanno detto i miei colleghi, produttive, la spina dorsale della nostra nazione. Con questo emendamento si vuole sospendere invece la prima rata dell'IMU per tutti coloro che, beffati dalla sorte, non debbano subire anche l'umiliazione da parte dello Stato. Mi riferisco a coloro che si sono visti strappare la propria abitazione dalla forza della natura, mi riferisco in particolar modo a terremoti e eventi idrogeologici in genere, ed adesso, alla luce delle disposizioni vigenti, sono anche costretti a pagare l'IMU, sebbene in misura ridotta, su un'abitazione resa inagibile. Mi riferisco alle popolazioni dell'Emilia, a quelle dell'Aquila, a quella delle Cinque Terre, di Barcellona Pozzo di Gotto, di Giampilieri, di Mormanno e in genere del Pollino e di Maierato, solo per citarne alcune. Queste persone vivono ancora in tende o roulotte. Come possiamo permettergli che queste persone pagano l'IMU? Con quale coraggio? Con quale faccia? L'emendamento contempla anche la creazione di un credito d'imposta qualora queste persone, per un altissimo senso del dovere e rispetto nei confronti dello Stato, abbiano già pagato, e come è giusto che sia, abbiano già pagato la prima rata. Abbiamo contemplato appunto la creazione di un credito d'imposta e abbiamo anche ovviamente trovato le coperture del caso per chi vuole guardarle. Deputate, deputati, e mi riferisco a tutti, ma in particolar modo ai miei colleghi calabresi. Dimostriamo a queste persone la vicinanza dello Stato ai nostri concittadini più sfortunati. Votiamo tutti compatti questo emendamento e diamo prova del fatto che vogliamo che nessuno venga lasciato solo. Grazie. La ringrazio. 1.108 Barbanti, con il parere contrario del relatore di maggioranza. Prego, onorevole Marchi. Era solo per precisare, Presidente, rispetto a questo emendamento, credo che dobbiamo fare una discussione che sia sulle questioni reali. Quando siamo di fronte a case inagibili, inabitabili o a case distrutte, l'IMU non si paga, quindi la questione non si pone e non possiamo avere una discussione su questioni non reali all'interno del Parlamento. La ringrazio. 1.108, parere contrario del relatore e del governo della quinta commissione. Aperta la votazione. Onorevole Federica, avevo aperto la votazione. Io avevo alzato la mano prima che l'aprisse, però. No. Onorevole Federica, revoco la votazione. No, grazie. No, Presidente, anche ricollegandomi a quanto è stato detto dal collega, che condivido, cambio il parere del relatore di minoranza e il parere diventa contrario. Grazie. Bene, l'onorevole Barbanti ha già parlato, quindi... Onorevole Pesco. Ovviamente a titolo personale ha un minuto. Vorrei ricordare che con la legislazione vigente gli immobili resi inagibili, l'IMU è ridotta del 50%, non è del tutto tolta. Bene, possiamo...